Il professor Roberto Rubino è un ricercatore del Centro Ricerche in Agricoltura. Professor Rubino, latte nobile, in che senso? Nel senso che rispetto al latte a cui siamo abituati, ma non solo noi in Italia, direi nel mondo, perché nel mondo di fatto esiste un solo tipo di latte. È l'unico, paradossalmente, l'unico alimento per il quale il cittadino non ha diritto di scelta. Cioè, noi possiamo scegliere mille vini, mille oli, mille... Il latte c'è quello, a massimo addizionato, sottratto, a chi si toglie il grasso, a chi si mette la vitamina. Quindi nobile perché ci dà la possibilità di scegliere. Anche, in questo senso è molto più democratico, paradossalmente, rispetto al nobile. Sì. Ci dà la possibilità di scegliere, e nobile perché di fatto noi abbiamo estrapolato da questo latte generico, abbiamo estrapolato la parte terminale che è quella, diciamo, che ha più qualità, perché noi sappiamo adesso scientificamente che non solo gli aromi, un po' come nel vino, no? L'aroma è fatto da fenoli, da terpeni, da flavonoidi che derivano direttamente dall'erba. Non solo, ma ogni erba poi sappiamo che conferisce molecole diverse, anche dal punto di vista nutrizionale. Quando dico nutrizionale, penso alle vitamine, cioè un formaggio di animali al pascolo o il burro è giallo perché ha beta caroteni, che è la propria vitamina A, quindi più erba mangia più è giallo. E poi sono gli antiossidanti, perché è vero che il latte e i formaggi hanno il colesterolo, ma quello che fa male sono gli ossidi del colesterolo. E se abbiamo una buona componente antiossidante, la componente antiossidante blocca il colesterolo, è quello che succede un poco nell'olio. E poi CLA, omega 3. Omega 3, ecco, come nei pesci. Come nei pesci, perché le erbe contengono omega 3. E allora, se l'animale mangia non solo molta erba, ma molte erbe, cioè più erbe, è come fare una minestra con un'erba e una minestra con 10 erbe, è un altro mondo. E quindi l'omega 3, per esempio, nel mercato oggi c'è un latte con addizionato omega 3 che ha più o meno 80 mg di omega 3. Questo è il latte nobile, ne ha 150 normalmente. Addirittura quasi raddoppia. Sì, ma il CLA, che è ancora più importante dell'omega 3, si conosce poco. CLA è sempre un acido linoleico coniugato che appartiene più o meno alla stessa famiglia, però gli americani soprattutto hanno scoperto, ma lo stanno studiando pure in Italia, che non solo previene il cancro alla mammella, ma un poco regola il rapporto carne e ossa, quindi il discorso sull'obesità, in qualche modo lo gestisce. Senta, solo nell'Appennino campano si può produrre? No, con quel disciplinare noi abbiamo registrato il marchio, così giusto si può fare in tutto il mondo, cioè gli animali devono produrre poco, come per i vini, cioè non si deve produrre molto uva per ettaro, se no un grande vino non lo fai, quindi qui abbiamo messo un limite alla produzione dell'animale. Ah, ecco. Ci devono essere pochi animali per una vacca sola per ettaro e devono mangiare molte erbe, non concentrati. Solo così dovunque si può produrre un grande... E devono essere lontani da fonti di inquinamento. Cioè, ecco, e in questo caso come si fa a controllare che questi allevamenti per il latte nobile siano lontani dalle fonti di inquinamento? Le grandi fonti di inquinamento sono l'autostrada, una discarica, grandi discariche, non certo, quelle di paese, e poi l'azoto per ettaro. Noi abbiamo messo il limite all'azoto per ettaro, tanto per dire, il limite massimo in Europa è 170 unità per ettaro, noi l'abbiamo messa a 50, però quelli di 170 quasi mai lo rispettano, non so se mi spiego. Noi massimo 50, e comunque quasi tutto l'etame organico. Dottor Tartaglia, sono passati esattamente 30 anni dal terremoto del 1980. Ecco, l'Irpinia di oggi rispetto a quell'epoca, l'Irpinia agricola, ecco, come potrebbe definirla con una sola parola? Abbiamo preso atto delle nostre possibilità e che teniamo dei giacimenti enogastronomici veramente di qualità e che sono delle punte di eccellenza. Senta, in questo territorio com'è cambiata l'agricoltura?
Bene, stiamo puntando su un'agricoltura sempre più diversificata, in modo da diversificare un po' il reddito degli operatori agricoli, ma soprattutto ci stiamo orientando verso un'agricoltura multifunzionale, vale a dire non solo il prodotto che deve essere di qualità, che deve essere certificato, ma quando soprattutto agricoltura significa ambiente, significa paesaggio, significa difesa del suolo. Chiaramente sempre cercando di relazionarci con gli altri settori produttivi e quindi agricoltura e turismo, agricoltura, commercio, agricoltura e artigianato, e questo lo si riesce a fare attraverso quello che noi chiamiamo la governance, che poi non sarebbe altro che una aggregazione tra la filiera istituzionale locale, ma soprattutto le persone che intervengono e gli organismi sia a livello economico e sociale. Cioè, in poche parole, mettere insieme produttori, trasformatori e in particolare l'attività commerciale, quindi di marketing territoriale, sempre per la tutela del consumatore. Questo è il fiume Calore nel Parco regionale dei Monti Picentini. Una zona nella quale si coltiva la biodiversità. La biodiversità è una ricchezza autentica, come lo sono i flussi migratori, cioè lo scambio di colture varie. Per esempio, la castagna di Montella è originaria dell'Asia Minore. Tra il VI e il V secolo a.C. fu importata qui in Irpinia e poi nell'Ottocento i primi emigranti irpini hanno portato la castagna di Montella negli Stati Uniti e in Canada.